Buongiorno, buona domenica da Mondello. Ormai vabbè, inutile ripetervi che io l'estate la passo qui, dopo essere tornata dalle vacanze, tra una vacanza e l'altra, ma il mio mare è qui. Noi abbiamo una di queste cabine qui, però dall'altra parte, e quindi l'affittiamo i 3 mesi dell'estate, possiamo costruire del nido, delle docce, tutto quello che concerne, che danno lo stabilimento d'acqua. Quindi giustamente la diverso. Perché d'estate, la domenica, come potete vedere, la spiaggia è impossibile, è improponibile, ma in qualsiasi spiaggia, non solo qui. Significa puoi stare a casa perché c'è troppo caldo se non hai un lido a disposizione, o vai a prenotare una postazione che costa un macello di soldi ormai. Facendoci due conti, ci conviene sempre affittare qui la vacanza, pagare le 2 tessere d'ingresso, e tutto l'anno, dal 1° giugno al 15 settembre, possiamo venire tutti i giorni. Una domenica. Non so, la mia marito sta dormendo sotto l'ombrellone. Io sto passeggiando. Tornata dal mare, mi sono ustionata sotto l'ombrellone perché la mia intelligenza non mi ha fatto mettere la protezione. Sì, lo so, ditemi tutte le parolacce di questo mondo, avete perfettamente ragione, ma pensavo di rimanere quel paio di ore e non, diciamo, non mi sarei abbronzata. Invece mi sono abbastanza abbronzata. Da domani solo protezione anche sotto l'ombrellone, abbiamo capito. Condimento per bruschette. Guardate già il sughetto. Lo facciamo macerare e poi bruschette stasera, bruschette. Buongiorno, buon inizio di settimana. Buona colazione a me, yogurt greco pathos al cocco con semi misti, che metto io, un po' di questi. Ho finito i bastoncini crusti che devo andare a comprare, meglio il brand della Kellogg's, perché comunque questi sono quelli originali, gli altri hanno una patina zuccherina sopra. Cioè, costano 5 euro ragazzi, ma com'è? Non posso alzare il braccio per gli allenamenti che ho fatto una settimana fa, perché sono fermissima, una settimana fa no, 3 giorni fa. Adesso vediamo se riesco a rifarli ancora, qualche altro esercizio, ma devo accendere l'aria condizionata, che non si può completamente stare. Dicono che oggi dovrebbe rinfrescare. Voglio vedermi questo rinfresco. Io già ho disfatto il letto, ho messo la prima lavatrice con le lenzuola, metterò 3 lavatrici almeno oggi, tanto c'è caldo e sì. In 2 minuti il problema è rientrarli, piegarli, doverli andare a stirare, ma quanto mi scoccia. Ma col caldo come si stira? Non lo so, una tortura. Comunque sta per arrivare a casa, non so se ve l'ho detto, una cosa che si è rotta, il frigorifero. E vabbè, arriverà prossima settimana, però, perché non c'era nei magazzini, quindi è arrivata fuori. È molto più grande, tutto nuovo, all'avanguardia. Vedremo. Ho grandi aspettative, più che altro perché il mio mi fa il ghiaccio. Siccome si è rotto quello della terrazza, ho detto approfittiamo, facciamo cambio, anche se questo sopra tanto non è che lo usiamo tantissimo, quindi anche se mi fai il ghiaccio sopra, vabbè, pazienza. Ragazzi, c'è caldissimo, sono appiccicatissima, io poi qui devo stare chiusa perché urlano da questa strada, non mi chiedete perché, ma perché la gente urla. Siamo troppo vicini anche come balconi, ma non sono quelle persone dei balconi che neanche affacciano, cioè neanche si vedono, è proprio quelli alla strada. Se andiamo bello pietoso. Oggi 1 milione di cose facciamo. Ho già fatto i balconi, ho già disfatto il letto e rifatto, e ho lavato le lenzuola, già c'è un'altra lavatrice su, dei capi bianchi, poi devo mettere quella dei capi scuri. Nel frattempo friggo la zucchina bio, perché stasera mio marito a pranzo non viene, la facciamo stasera per cena, ma la friggo adesso perché poi, diciamo che
così lascio tutto pulito. Voi i capelli raccolti perché vi ricordate Pomelo, che io comunque ho usato e devo dire sono prodotti ottimi. Diciamo che mi sono ricordata, anzi i miei capelli mi hanno ricordato perché ho visto le punte molto molto sfibrate perché il sole, mare, non trovo più, io avevo uno spray per i capelli ma io non so dove l'ho messo, cioè devo cercarlo bene, che era sanissimo del Verrocher, mi sembrava, o della Bottega Verde, non mi ricordo. Comunque questo sta finendo, quindi ne ho qualche altri 3 o 4 di questi misti, c'è quella alla vaniglia, c'è questa alle rose, c'è anche quello verde, al matcha, non so, cosa del genere, che sono delle maschere per i capelli. Siccome per ora ho avuto pochissimo tempo per farli, adesso ho deciso di trovare il tempo per fare queste maschere. Infatti ho alzato i capelli, appena finirò tutti i servizi perché ho un casino di cose da fare. Aspettate che arrivo. Come si fanno a bloccare i numeri? Come io gli anonimi o i numeri che non conosco devo rispondere per lavoro e per altre esigenze? Niente, prima c'era un orario fisso, adesso non c'è più l'orario, chiamano quando vogliono. Facciamo una bella luce, si è fulminata con una lampadina. Stavo dicendo, quindi siccome ne ho un bel po', ho detto mi alzo i capelli, tanto prima di pranzo, dopo pranzo andrò a fare la doccia con lo shampoo e loro nel frattempo agiscono, così nella più bella totalità. Pomelo, non è una pubblicità, ma siccome io sono una molto influenzabile, delle influencer che seguo, c'era chi tormentava con Pomelo, però sono prodotti buonissimi, ma questi poi venivano omaggiati e tu prendevi tipo con 49 € ti venivano due shampoo, le goccine che sono ottime, cioè io non compro goccine da un sacco di tempo e sono favolose le loro goccine, e poi venivano omaggiati anche questi, quindi alla fine ce li ho per questo, non credo abbiano scadenza perché comunque sì, 12 mesi, ma ne ho due chiusi mi sembra, quindi li faccio finire e ogni shampoo mi metterò questa maschera, che poi è olio, si mette un po' in frigo, ma io neanche l'ho messo in frigo, è lo stesso, se non lo metto in frigo lo strofino alle mani, metto un po' d'olio, pettino tutti i capelli e via. Buongiorno, buongiorno, buon martedì. Mi sono svegliata prestissimo, già alle 7, diciamo prestissimo, per me alle 7 è prestissimo. Mi vedrete sempre più spesso con gli occhiali perché non riesco a vedere neanche benissimo da vicino. Tre. I mille controlli che dovrò fare. Io rimando a settembre, ma perché ad agosto è anche difficile trovare qualche centro per fare determinati esami. Dovrò fare un sacco di accertamenti, ma dico non è neanche argomento YouTube. Però, boh, sono fatta lo shampoo e ce l'ho belli morbidi. Col fatto di aver fatto la maschera pomelo. Quindi alla fine dico, mi giro e mi rigiro nel letto perché non mi voglio alzare perché tanto tanto caldo. Non so quello che mi aspetta. Sono già quasi le 9 meno un quarto e io sto facendo colazione adesso. E l'ombra dei miei baffetti si vede, ma devo andare all'estetista. Ce l'ho venerdì. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Postazione, divano, merenda, colazione. Una pera, yogurt greco bianco con miele. Mix di semi e due biscotti spriciolati. Sistemiamo i detersivi che ho comprato ieri sera. Ieri sera ero stremata, talmente ero stremata che poi non ho dormito. Cioè sono stata tutta la notte sveglia, cioè sono addormentata verso le 2. Perché io lo so, quando sono stanca mi succede spesso. Ma devo attuare qualche altro metodo, non lo so, aiutatemi. Che soffro spesso di insonnia. Comunque sono andata da Serena, che credo sia prettamente palermitano, questo negozio di detersivi, e ho preso bicchieri di plastica e ne ho presi per perché erano in offerta, io li uso soprattutto per il terrazzo, per il mare, quindi li compro. Poi ho preso questa candeggina densa, pratica e profumata. Non ho più trovato le bottiglie piccole di candeggina, cioè c'erano i bottiglioni grandi, non mi potevo portare dietro e non c'ho spazio dove metterli. Mi ha detto la signora, adesso la fanno densa, è la stessa cosa. Boh, comunque, questa di qua l'avete mai provata? Non lo so. Poi, sgrassatore Chantecler, stava per finire uno di questi che era in offerta, ma ce ne manca la metà. E infatti non c'è, diciamo, solito c'è tutto qua chiuso, questi non sono chiusi, da questo mi deve far capire che forse quando non c'è
l'involucro, meglio non prenderli, comunque lo prendo per scorta e l'ho preso. Carta igienica, due non uno, perché d'estate quando faccio a terra ci faccio tutto. Con Rio Casa Mia ho preso uno al talco e uno alla colonia, che è quello al profumo mediterraneo, che è buonissimo, non c'è. Poi un deodorante effetto asciutto, magari è più pratico da portare dietro. E poi ho voluto provare anche questo, che tutti ne parlano, allume di rocca, deodorante naturale. Ma funziona? Non so, avete mai provato? Fatemi sapere. Ho un pacco di tovaglioni. Due detersivi nuovi che non ho mai provato. Oro è una marca sempre siciliana, secondo me la fanno qua a Palermo, non so se da qualche altra parte c'è. Uno di questi, e uno di questi è con questo che è sapone, quello duro, in poche parole, sciolto. E faccio i vestiti da lavoro di mio marito. Questo è, li vado a sistemare. Finalmente dopo un paio di settimane c'è una bellissima giornata di sole, ci sono 30 gradi, però è ventilato. Sembra ci sia meno caldo. Sembra. Si ventila un po'. Sono abbassate leggermente di un paio di gradi le temperature e non c'è scirocco. Mi verrebbe la canzone "Ci sono cascato di nuovo. Ci sono cascato di nuovo". Ma sono scesa e mi faccio un regalo in farmacia del numero 10 Gucci Bloom, che mi era rimasto così di uno di Saphir. Ma questi sono più persistenti, devo dire la verità. E il Gucci Bloom è uno dei miei preferiti. Non lo diciamo a nessuno. Allora, per chi mi aveva chiesto, io non mi ricordo più sulla corsa 8 quale video, che volevamo sapere che numero era Insolence della Verlaine, non c'ha un numero, c'è il numero 23, ma io oggi sono andata a quel numero 23, adesso corrisponde ad altro, che l'abbiamo annusato, ho detto ma non è quello, perché questo è inconfondibilissimo. E c'è la scritta INS, ed è questo il marchio della farmacia che dicevo io, che è non uguale di più. Infatti sono 2 anni circa che ce l'ho, me lo centellino, me lo doso, me lo custodisco, nel senso che lo uso nelle grandi occasioni d'inverno, che è un po' più invernale, perché è molto 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 buono, molto 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 forte, molto molto persistente, anche dopo aver lavato i vestiti. Comunque, dopo che mi sono fatta questo regalo, ho preso un pacco di porcine di anche questa sera, andrò al Conad, due insalatine che mi servono questa sera, e tre tennis che non beverò io, ma che ho preso perché servono ai miei ospiti. Ah, poi ho preso dei dolcetti, sono buonissimi, sono le paste di pasta frolla, dei cestini con il gelo di melone di Anguria, c'è questo panificio, le fa squisite. Quindi ho preso le esche, ero senza frutta, quindi mi serviva almeno qualcosa di frutta, le tabacchiere. Mi sto preparando un po' di riso in bianco oggi. Oggi il buongiorno in ritardo, ma perché di mattina sono andata a aprire le cose, sono scesa con il caldo, non mi vedete benissimo. Ho tolto nel telefono il pallino che ci stava dietro, ma più che altro perché ho notato che mi stava facendo anche un calletto qui, perché tengo sempre la situazione del telefono così, però mi viene comodissimo, così mi viene male a fare le foto e comunque a far registrare i video, comunque mi veniva meglio, certo l'inquadratura un po' più alta, però dovrei fare, vabbè, comunque. E adesso riesco ad appoggiarlo anche nel coniglietto, perché prima, diciamo, gli appoggi non erano proprio ideali. Comunque sono scesa, ho fatto un po' di cose, sono passata a prendere gli ombrelli che mi erano finiti, gli originali sono migliori di quelli che prendo, quindi tanto mi durano un sacco, li mangio solo io. Poi c'erano questi in offerta che non ho mai provato, li volevo provare, soffio al caffè, Müller e seta, bianco seta con lamponi, ma è meglio, ti piacciono quasi tutti, tranne quando proprio non sono acidi, acidi non mi piacciono. Poi il cacao amaro che mi era finito. Questo è quello Perugina, infatti costa assai, cioè non assai, prendevo l'euro spinne 99 centesimi, questo 1,70, 1,60, però vabbè, mi serviva, tanto mi serve ogni tanto un cucchiaino perché voglio metterlo nello yogurt bianco, oh, qualche cosa, e il lievito,
non mi ricordavo se ce l'avevo, mi metti che mi viene il pensiero di voler fare una torta, i muffin, ce l'ho. Sono arrivati i volantini, poi dovrei allenarmi. Ho preso ad allenarmi un po' a casa, ma poco poco proprio perché c'è troppo caldo, io non ce la faccio, non sono di quelle che resistono a questa cosa, però ho trovato dei piccoli workout da 10 minuti, quindi ne faccio un paio, soprattutto per le braccia a tendino, che sarebbero queste, che se io, cioè vedete, con un po' di allenamento si stavano facendo, si stavano un pochino formando, ma io ho questo problema che affligge, penso, molte donne. E io ce l'ho accentuato, quindi devo, questo devo. Ah, mi rinfresco un pochino perché ho acceso il condizionatore a 17. Mi riprendo un attimo che sono appena tornata, sistemo due cose e magari vado a fare questo piccolo workout. Che insieme a questo si fanno un po' di addominali e un po' di glutei, proprio una cosa di 10 minuti, ripeto, io ne faccio un paio dove faccio anche i bicipiti e qualche altro squat, diciamo, addominale. Per non perdere il ritmo, perché in palestra da noi tutte le palestre del mondo sono tutte aria condizionata, tutte super wow. La mia è wow, ma non è super wow perché non ha l'aria condizionata. Dico, io non vorrei allenarmi con l'aria condizionata, ci mancherebbe, però il problema soprattutto è che io vado a piedi e non è vicino a casa, cioè nel senso ci sono 7 minuti di sole cocente, quando ci sono 40 gradi, no, perché non apre alle 7 e mezzo, apre alle 9, quindi forse se aprisse in un orario presto, che io già alle 9 e mezzo, 10 sono di ritorno e non mi prendo il sole delle 11 e mezzo, come è successo insomma, perché sono scesa dalle commissioni, il pensierino ce lo farei, però vediamo, sicuramente non ci andrò ad agosto, quindi ormai mi sono dovuta riprendere dai dolori, no? Ne avevo bene niente, l'incidente che ho avuto, quindi intanto aria condizionata, shampoo, capelli bagnati, sudore e incidente la cervicale. Ma sì, pranzo c'ho le uova bollite che ho fatto ieri sera, mi sono rimaste e mi mangio quelle con un po' di zucchine. Una cosa di cui vado matta sono le pastine al gelo di melone, gelo d'anguria, non lo so come, ma io me ne mangerei un'altra, già mi sono mangiato un pezzettino perché è una grande. L'ho tagliata in quattro. Una l'ho mangiata ieri sera, una l'ho mangiata ora dopo pranzo. Mi faccio un caffè. Questa la conservo, una per mio marito, una per me stasera. Sono buonissime. Buongiorno. Abbiamo finito tutte le pulizie a casa, io sono in uno stato indecente, ma ho voluto provare i fanghi che già mettevo di solito. Questi sono Guam, vabbè, poi ve li faccio vedere, no Guam, Geomar, azione freddissima che già sono tutta fredda, ma ieri ho comprato questi pantaloni monouso che sicuramente servono per la pressoterapia perché non sono in cartene, sono in cellophane, infatti sono aperti a metà, io li ho dovuti un pochino adattare e si tirano via un po' di prodotto però. Comunque, restava ben appiccicato qua e adesso mi rilasso mezz'oretta. Tempo che poi mi vado a fare una doccia. Secondo me non sono buoni questi pantaloni e meno male che ne ho presi due pacchi. O il primo è strappato o sono per pressoterapia, quindi magari tipo c'è il cavallo aperto per far andare in bagno, non so che dirvi. Però comunque non è che mi piacciono moltissimo, ormai ce li abbiamo, li finiamo, secondo me sto sporcando tutto il divano. Al limite, la prossima volta metterò un telo. Non mi posso più muovere al momento. Allora, il fango che uso al momento è questo. Sì, Geomar fango d'argilla bianca con trisse di sali. Questo non contiene, per peli sensibili, comunque non contiene nulla che possa essere di disturbo. C'è scritto qualche parte, non lo trovo. Fonti di iodio comunque, perché io non soffro di tiroide, ma ci ho sofferto in passato e quindi non li posso usare, quelli con tutte le alghe varie. Mi è stato sconsigliato. Non provo da un sacco di tempo, ma vorrei evitare. Quindi uso questi, hanno un
Questi si possono usare solo d'estate, sicuro. Sono appena uscita dalla doccia. Perché tengono questa frescura nelle gambe, nell'addome per un bel po' di tempo, che è una bellissima sensazione d'estate e d'inverno, non penso proprio. Quindi poi d'inverno dovrò trovare quelli adatti, che avevo provato quelli alla Bioniche, sono buoni, alle tre argille, rossa, verde e bianca, buonissimi pure, molto molto buoni, la pelle risulta subito liscia. C'è una differenza, questi li prendo 12 euro da Ticotà. Quelli Bioniche in offerta li ho presi 21 euro su Amazon in offerta, perché quando non sono in offerta sono ancora più cari. Vedremo, vedremo poi col tempo. Avete visto che bel regalino? Mi sono fatta io la cerettasola e mi sono graffiata tutta, tutte le puntine, tutti gli aloni. Speriamo si tolga. Vado a mettere un po' di gente all'inizio e un po' di cortisone. Mi sto preparando il pranzo e mi sto facendo un mini aperitivo da sola. Queste quattro patatine. Me le mangio, mi apro un colodino. E c'ho questa spinacina vegetale che sono quelle le Eurospin che sono buonissime. Sono formaggio, riso e spinaci. E mangio solo questa. C'è troppo caldo per cucinare, ragazzi. Cose veloci, veloci, veloci. E basta. Ne prendo un crodino che qua non c'è. Mi prendo quello rosso. Vabbè, mi prendo quello rosso. Compro questi delle Eurospin che sono pure molto buoni. Oggi così. Buongiorno, buon venerdì. Vediamo storia baffetti come va. Mi sono tutta lunata. Mi ha detto la mia estetista dove sono stata stamattina a fare le mani bianche e anche i piedi bianchi. Bello, bel bianco d'estate è sempre bello. Quindi, mi ha detto di mettere la protezione se vado al mare. Va bene, premessa. Io non ho mai avuto animali a casa, ho sempre desiderato degli animali a casa. Non mi piacciono determinati tipi quando sporcano troppo, però. Ho visto questo, mi sono innamorata per la prima volta a casa. Benvenuti. Volevo qualcosa che cantasse e mi invadesse troppo il mio silenzio, però loro ogni tanto cippano. Allora, lui è il maschio perché mi ha detto quello il becco blu è maschio, pacchionello, si chiama Teo. E lei è la femmina, che è un po' più irrequieta, secondo me più giovinciola, guardate che bella. Si chiama Mia. Teo è Mia. No, dai, belli loro. Sono contenta perché magari mi ha fatto un po' di compagnia. Speriamo che non siano che lui, perché è più pacchione. Però sono belli, ragazzi. Vabbè, poi vi faccio vedere le altre due cose che ho comprato al mercato. Intanto mangio perché ho fame. Li avete sentiti? Oh, bravi! Vediamo che cosa ho preso. Parte due noci al mercato. Non ho preso niente questo giro, ho preso soltanto delle cose carinissime che non si possono lasciare a sé dietro. Allora, non ho avuto il tempo di guardare nulla perché quando ho visto i cocoriti, diciamo che mi è venuto un noio io prendere troppo. E quindi tornare indietro dove erano loro sarebbe stato un po' difficoltoso perché? Perché era alle parti più in fondo, quindi dovrei tornare con un caldo che già c'era. Sarebbe stato un pochino difficoltoso. Ormai gli occhiali io non me li tolgo, tanto non ci vedo più manco qua vicino. Secondo me, vista oculistica, occorre molto subito, più facilmente. E ho preso due paia di ciabattine 6 euro. Queste mi servivano troppo. Mezzo tacchetto. Nere, guardate, sono carine. Molto molto belle, le avevo viste 8 euro, erano 6 euro. Stanno molto bene al piede, molto bene. Queste sono una chicca. Queste le ho prese perché mi piacevano. Il fatto che erano intanto comodissime, il fatto che siano. Non mi fa impazzire tanto l'elastico dietro, devo dire la verità. Però guardate che sono belle, stanno molto bene al piede abbronzato. Sono argento, io di argento non ho niente. Ce lo prendo perché così li posso mettere con i vestitini. Sì, molto carine. Molto carine, devo dire. Ripeto, stanno anche molto bene al piede. Sì, 12, cioè 12 euro due paio di ciabattine. Poi hanno il proprio pendolo soffice che puoi camminare un po' per sempre. Mi ha attirato anche questa cosa. Tutto glitterato.
Niente, questo giro abbiamo fatto questi affari al mercato insieme ai miei piccioncini. Si devono un pochino abituare. Qua io già mi sono studiato un po' di cose. Questo mangia sempre. Questo Teo mangia sempre. E lei Mischina non ha toccato cibo. Sarà impauritissima, non lo so. Qualcuno che ce li ha mi dà qualche consiglio. Outfit del venerdì pomeriggio, che poi resto a mangiare una cosina fuori. Stiamo scendendo. Vestitino Shein, cinta Temu, credo, non mi ricordo. Vabbè, borsettina, infratitino. I colori non si vedono, ma è un verde militare con l'arancio. Carino, quello che arriva più corto davanti e lungo dietro. Sentite, sentite come cantano gli uccellini, gli uccellini. Sì, gli occhiali da sole perché sto scendendo. Ecco il colore. Ed ecco i bambini. Li abbiamo messi qua, vicino alle orchidee, che hanno la luce di fuori e l'aria. Così vi faccio già vedere il colore, perché tanto niente, non c'è bisogno neanche che accendo la luce, anzi forse senza luce è meglio. È quella luce allora che non fa vedere bene. Sì, in penombra, vestitino, Shein, scarpe, Shein. Così. Buon sabato e fine settimana, buon inizio di settimana. Chiudo questo vlog, tornata dal mare e sto andando a messa e poi si esce con gli amici.